Ciao e benvenuto su Mondo Cane. Oggi in questo nuovo video scopriremo insieme le caratteristiche di una razza molto poco diffusa in Italia. Oggi vi presentiamo l'Irish Terrier. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. L'Irish Terrier è una razza dalle antiche origini. È considerato un discendente dei terrier neri focati in Inghilterra e Irlanda, proprio come i Kerry Blues e gli Irish Weather Terrier. Si ipotizza che la razza possa essere anche collegata all'Irish Wolfhound. Oggi si tratta di una razza davvero difficile da trovare in Italia. Per quanto riguarda la morfologia, è una taglia medio-piccola, dotata di un corpo robusto compatto ma allo stesso tempo esile. L'altezza prevista dallo standard della razza può arrivare fino ai 43-47 cm algarresi, sia per i maschi che per le femmine, mentre il peso ideale oscilla tra gli 8 e i 13 kg, sempre sia per i maschi che per le femmine. Il suo pelo è lungo, denso, molto compatto ma molto molto ruvido. Sembrano quasi dei fili di ferro. Le colorazioni del mantello accettate dallo standard della razza sono il rosso frumento, rosso unicolore e rosso giallino. Il suo mantello comunque non necessita di particolare gestione. Può essere utile tagliare ogni tanto e tusare il suo pelo. Sono importanti delle spazzolate regolari. Se non sai come gestire alcuni comportamenti del tuo cane o vuoi capire come prepararti al meglio per l'arrivo di un nuovo peloso in famiglia, tramite il link che trovi in descrizione potrai parlare con Sara, il nostro istruttore cinofilo di fiducia, che ti guiderà verso la soluzione migliore per te e per il tuo amico a quattro zampe. Il carattere dell'Irish Terrier è quello di un cane disciplinato, molto vivace ed affettuoso. Possiede una straordinaria intelligenza polivalente. Amerà il suo padrone e la sua famiglia, dimostrandosi un cane davvero amorevole e simpatico. È anche un buon cane da caccia, sia da terra che d'acqua. L'Irish Terrier è un ottimo cane da poter tenere in un appartamento con un giardino. Si tratta di una razza che comunque, se soddisfatti i suoi bisogni, si può anche adattare ad un appartamento e basta. È un cane molto agile e sportivo, per cui necessita comunque di fare un'uscita di almeno un'ora al giorno per praticare tanto esercizio. Il Terrier irlandese è molto consigliato come primo cane, ma a patto che siate seguiti da un addestratore o comunque, essendo un Terrier, ha bisogno di una buona socializzazione nell'infanzia. Va molto d'accordo con tutta la famiglia e ama giocare con bambini. Con gli altri, quasi come tutti i Terrier, risulterà un po' diffidente e a volte aggressivo, ma molto meno rispetto ad altri Terrier. La vita media dell'Irish Terrier è dai 12 ai 13 anni ed è una razza rustica e robusta che gode di ottima salute. Si ammala davvero raramente e non presenta patologie ereditarie ad eccezione della cataratta e la miopia ereditaria. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una bellissima razza rustica dalle origini irlandesi, l'Irish Terrier. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!